Otto storie di vita vissuta con intensità, alcune sconvolte dalla guerra, altre messe a dura prova dalla malattia o stravolte dall'incontro con le droghe, ma anche vite ricche di emozione ed accomunate dal tema dell'emigrazione intesa come lo spostamento da un'epoca all'altra. È tutto pronto per la 32esima edizione del premio Pieve Severino Tutino, promosso dall'Archivio Diaristico Nazionale, che si terrà a Pieve Santo Stefano dal 16 al 18 settembre. Protagoniste come sempre otto storie arrivate da tutta Italia. Sono otto persone che raccontano una storia, che è la storia che va proprio dall'inizio del Novecento, anzi da un anno prima dell'anno Novecento, 1899, e ci raccontano questa storia fino ad arrivare al 2015, quindi esattamente pochi mesi fa. E questa è la grande ricchezza dell'archivio, le vere storie che ci permettono di fare questi viaggi spazio-tempo incredibili attraverso esperienze singolari e ci permettono di riflettere sul nostro passato e anche ovviamente sul presente, sul futuro. E sono storie che hanno come tratto comune quello della giovinezza. È proprio un percorso che ci piace sottolineare proprio perché tutti gli autori in qualche misura affrontano questo tema della giovinezza. Molte storie sono scritte appunto in quel preciso istante. Noi, dove è possibile, vogliamo rimanere assolutamente vicini al territorio. Il nostro ruolo è quello di connettere il territorio al globale e ci fa particolarmente piacere promuovere un'iniziativa come quella dei Diari di Pieve, che è ormai giunta alla sua 32esima edizione, che rappresenta, oltre che un valore culturale particolarmente importante, un valore aggiunto economico per l'Alta Valtiberina Toscana.